A rua é nossa e eu sempre fui dela. Beijo descalço, gastando canela. Fugindo asfalto de toda São Paulo. De nave do ano, tô na passarela. Na chuva, no frio. Buongiorno, buonasera a tutti ragazzi, eccoci qui, ritorno in studio del canale per il 1987. Sono Simone e oggi, come vedete dalla maglietta dell'Olympiakos, farò un brevissimo video su quello che ho visto in Grecia in questi 7 giorni tra Salonicco, Atene, Micene e chi più ne ha più ne metta. E dopo questo brevissimo video durerà in circa un minuto e mezzo o qualcosina di più, qualcosina di meno, non ricordo. Parleremo di un giocatore che mi ha sorpreso veramente in questo campionato greco, giocatore che forse già avete capito di chi sto parlando, in prestito alla Roma, che sta giocando l'AEK Atene, punta argentina, quindi attaccante centrale, ma parleremo dopo. Quindi ragazzi, vi lascio la visione del video e a dopo. Eccoci qui ragazzi, quindi spero che questo brevissimo video vi sia piaciuto e adesso parliamo proprio di Ezequiel Ponce, cambio di maglietta e la maglietta che ho fatto vedere nello sfogo è proprio di lui, Ezequiel Ponce, numero 22 dell'AEK Atene, argentino che se non ricordo male neanche è stato convocato per la Coppa America nella nazionale argentina. Vabbè, ci sono gente come Dybala, Martinez, cosiddetto Sergio Aguero, Messi, e quindi vabbè, non c'è spazio per un talentino che potrebbe sbocciare. In quest'anno il Cadena ha collezionato ben 27 presenze con 16 gol e 4 assist. Non da quello che sto vedendo sulle notizie della Roma, non penso il like lo vuole riscattare, ma credo che se lo vorrebbe riscattare ha messo nella trattativa Vasilios Barkas, un portiere che alla Roma servirebbe, un classe 94 se non erro, e greco, di nazionalità greca, che quest'anno ha collezionato anche lui circa 26 presenze tra campionato greco, Supercoppa greca, Champions League, qualificazione Champions League. Un portiere che fa qualche pazzia, però è sicuro di quello che fa, ma vabbè, per me non è pronto per essere il titolare nella prossima Serie A team e anche primo portiere titolare della Roma. Quindi non lo so, ma come stavo dicendo, questo giovane talento argentino Ezequiel Ponce, che a Roma non ha fatto vedere tutto il suo potenziale, che per me lo ha, un giocatore un po' che gioca aria, un giocatore che non fa molto movimento, ma quando lo fa veramente bene, di testa, di piatto, tutto, tutto. Non possiamo dire è completo,
perché ancora gli manca quel qualcosa che gli permette di giocare a livelli alti. Ma ricordiamoci che noi teniamo il gioiellino Zanzelar. Quindi non lo so, non lo so. Hanno anche un'operazione di riscatto di 7 milioni, come ho già detto, non lo so se lo riscattano. Quindi ragazzi, spero che il video sul viaggio in Grecia vi sia piaciuta questa breve notizia anche. Quindi ragazzi, per il video di oggi è tutto. Lascia un bel like, un commento, iscriviti all'account, seguite l'account Instagram, luison_vitton e anche Francesco Falaschetti su Instagram in collaborazione con il brevissimo video. Quindi ragazzi, per oggi è tutto e noi ci vediamo domani con un prossimo video. Ciao!